dimora estiva di Giran, il re folle. Un baluardo dei Karja contro l'Ovest proibito. Grazie per la lezione di storia. Ma non sanno cosa si nasconde sotto. Scopriremo molte cose, Aloy. È quello che spero. È molto pallida. Sta male. Sì. Quindi questa è un'altra città, non è proprio un avamposto. La febbre non vuole passare. Sale sempre di più. Nei nemici. Si chiama Shiana. È mia sorella. Nessuno a tramonto la può aiutare. Siamo rifugiati. Nessuno ci considera. E c'è solo un guaritore nel territorio. È difficile. Ha un'ombra nell'anima. Ha un'ombra nell'anima? Galiv. Lui è davvero in gamba, ma gli importa poco della gente. Forse il deserto l'ha cambiato un po'. Forse è sempre stato così. A ogni modo, non ci aiuterà mai. Beh, a questo penso io. Dove lo trovo? L'ultima volta stava medicando soldati all'arcoblasone. L'ennesima battaglia. Ok. La luna e il sole, ma qua esagerano veramente. Comunque. Ah. Mi riconoscono? Strano. Non penso di avere qualcosa per poter comprare. Posso prendere questo che c'ho già. La fionda non mi serve assolutamente un cazzo, la detesto. Tutte le pelli, mamma mia. Vabbè che non la uso. Non ne voglio. Devo prendere un cuore di secodonte. Dovrò cercare un secodonte prima di tutto. Un'arena. Cerchio del sole. Una tradizione dei Karja. Fuori dal mio focus. Se l'eclissi ti scoprisse, saresti fortunata a sopravvivere abbastanza da finire in quel luogo. Ora vedremo se l'attacco alla rete dei loro focus è stato efficace. Che cosa è successo? Benvenuta alla cittadella, Aloy. Torno tra un istante. Nel frattempo, muoviti. Ma che cazzo? Ci ha piantato un caricamento da qui a lì? Ma perché? Stranieri, se volete sapere le taglie di oggi, dirigetevi alla sala del trono. Non guadagnerete frammenti standovene qui impalati. Mandele straniere, le taglie vengono annunciate nella sala del trono. Ho sentito che i Karja delle ombre cercano uno di loro. Pagheranno bene. È interessante. Ma questi sono tutti tipi che vogliono entrare nell'arena. Allora, Manuk, mi sa. Per la gloria del sole rivelato. Ammirate il radiante Itamen, l'unico vero re sole. La luce nell'ombra. Il cui volere è luce e la cui luce è legge. Ordino a Vavasi Lucente di parlare a mio nome. Ma che cazzo? Per volere del radiante Itamen, il bagliore del sole si abbatte senza pietà sul traditore Utid. Al cacciatore che porterà la sua testa andrà la taglia di 500 frammenti. Più prigionieri che reali. Non ti pare? Bei capelli. Tu e io dobbiamo parlare, piccola cacciatrice. Ho la tenda verde di fianco ombroso. Ti aspetterò. Ho da fare. Sappiamo entrambe che non sei un sicario. Utid è innocente. Allora passa da me. Finché possiamo ancora salvarlo. Bene. L'accesso di cui ti parlavo è dietro di te.
Spero tu stia scherzando. Per niente. Non dovrai preoccuparti dei Geppi. Sono troppo impegnati a darsi arie per badare a te. Prima volta alla cittadella? Allora devi vedere il cerchio dall'alto. E i Geppi? E altro ancora. Loro vogliono che lo vediamo. Assurdo. La ringhiera è solo un piccolo salto. Ma davvero? Ma guarda. Hop, hop. Solo un piccolo salto, vorrei farlo. Che lo facessi tu ogni tanto, cioè. Ok. L'altro lato della torre. Cerca un varco. Vedo che sei già stato qui. Naturalmente. Ora è molto importante che ascolti quello che ho da dirti. Ti ho mostrato come entrare, ma da questa misera apertura non si torna indietro. Prima di calarti al suo interno, devi essere completamente motivata, equipaggiata e concentrata. Niente distrazioni. Se hai delle faccende in sospeso, occupatene ora o mai più. Non voglio lamentele. Intesi? Tollererai qualsiasi mia scelta, Silence. Non ho chiesto io la tua compagnia. Ah, praticamente se faccio questa non torno indietro? Stai dicendo questa? Quindi fare le missioni secondarie adesso. Però voglio provare a parlare con quella lì che mi ha appena parlato. Voglio vedere quella. Che altro mi è rimasto? Vabbè, la loggia. Proviamo questa qua, gli altri non è che mi interessavano chissà che cosa. Il cibo arriva dalla regina madre Nasale, piccoli. Sua Altezza sa che sono tempi duri e quando può aiuta. Mangiate, ma portatene un po' a casa, se ce l'avete. Come fanno a portare una pera a casa? Cavalchi macchine, hai una bella lancia, delle lentiggini adorabili. Qualcuno dice perfino che hai una coscienza. Straordinario. Chi sei? È evidente che tu non sia dei Cargia delle Ombre. Mi chiamo Vanessa. Per ora ti basti sapere che sono un sussurro di ragione in questo posto di profonda follia. Ok, le tue labbra... Vabbè, lasciamo stare. Così come Utid. È un bravo uomo e i Cargia delle Ombre lo vogliono morto. Ho indagato un po' e credo che vada al Picco Verde. Quei mercenari non ci metteranno molto a trovarlo. Gli servirà aiuto, se tu sei disposta. Come sai che Utid è innocente? Sono brava con le indagini. Sfama gli orfani con le sue razioni e punisce personalmente chiunque se la prenda con anziani e infermi. L'idea che possa perché c'ha problemi con me? È ridicola. Avrà causato qualche problema al sacerdozio. Altrimenti Bavas non rischierebbe di condannare a morte un uomo così stimato. Ok. Farò il possibile per Utid. Ma tu invece? Ma io cosa? Che farai mentre rischio la vita? Cose utili, piccola cacciatrice. Cerca tre alberi morti a est di tramonto. Lì si trova Picco Verde. Auguri. Picco Verde, dove ci sono tre alberi morti. Assolutamente normale. Perché quel cacchio di... Ecco. Come ha detto Vanessa. Vediamo se queste tracce portano verso l'altura. Deve essere il Picco Verde. Da che lato? Di qui? Ok. Però non è un bambino, no? Non ho capito male. Ma vabbè. Hop. Mettiamo una torpa freccia. Anche se questa fa cagare, se incontro un animale magari lo ammazzo. Bene, ce l'ho fatta. Dove sei finito, Utid?
Ah beh, di qui. Che strano. Ah. Anzi di cibo. Scommetto che Utide si è fermato a vedere se era seguito. Di sicuro ha proseguito. Devo raggiungerlo. Ok. Cioè, non avevo capito anch'io che dovevo andare di qui, però. Una macchina? Una macchina morta. Utide è andato a caccia. Ah, è salito fin lassù. Ha abbattuto un razziatore. Un razziatore. Ma utile per le parti. Vedette morte. Altri pezzi per la scorta di Utide. E che cazzo sta facendo? Ma a sto punto ho capito veramente male. Non è il bambino, è impossibile, dai. Cazzo di bambino è? La prossima andrà a segno. Ah, infatti. Utid! Sei giovane come cacciatrice. O io vecchio come soldato. Non sono qui per la taglia sulla tua testa, Utid. Credo che tu sia innocente. Innocente? Ah, non è il re. Se è un tranello, funziona. Hai guadagnato la tua preda. Per i 500, adesso ho capito, non stavo ascoltando. Stavo pensando tutt'altro quando ho parlato di così. Questo non va male. Quindi non avevo capito che era il tipo che gli hanno dato la taglia. Parliamo un po'. D'accordo. Parla. Voglio sapere cosa è successo a tramonto. Cosa è successo davvero? Va bene. Per settimane, ad ogni alba nella tendopoli c'era una morte. Accadeva durante il sonno. Vecchi, infermi e giovani. Chi non poteva combattere. Dovevo capire che erano attacchi mirati. Chi farebbe una cosa del genere? Parlavano di maleficio, uno spirito maligno. Ma era solo un uomo. E un veleno silenzioso. Alla fine l'abbiamo catturato. Lo abbiamo portato a Bahavas per il giudizio del sole. Bahavas? L'alto sacerdote Bahavas. È lui che ha messo la taglia su di te. Sì. Mi ha ringraziato. Poi l'ha fatto liberare dalle guardie. Capisci? Ha ordinato lui le uccisioni. Ci hanno attaccato. Dovevo morire con i miei uomini per dare valore alla loro lealtà. Ho dato 20 anni al sole. Per nulla. Delitti e crudeltà. L'onore, il sacrificio, il vero sacrificio. Quello che i sacerdoti e i sovrani ignorano. Sono una presa in giro. Ok. Credo che tu sia un bravo uomo. Ma per quale ragione hai scelto i Cargia delle Ombre e li hai serviti? È stato per Itamen. Era l'unico vero Re Sole. Itamen è solo un bambino. Sì, ed incontaminato. Credevo fosse puro. Ma l'hanno usato per la loro fede. Ora capisco. Non ci sono più ombre sotto al sole. Bahavas non ha disonorato il mio nome. L'ho fatto da solo, servendo un trono corrotto. Ok. Ho conosciuto qualcuno che ti vuole fuori di qui. Una donna, Vanessa. Ma prima dobbiamo lasciare questo posto. Che cosa sei? Sembri una cacciatrice. Dai ordini come un soldato. Mercenari. Credi che diranno che sono innocente? Avresti dovuto restare nelle pianure, Cargia! Le montagne sono nostre! Dei sicari di Kikuk! Kikuk. Quando avremo finito, di te non resterà neanche l'eco! Non è stato difficile rintracciarti. Come se ricercassi un ultimo scontro. Non ti sfugge niente. Aiutati, idioti! Bastardo, pensavo ti stessi muovendo. Ah. Scusa, quanta vita avete? Beh, tu hai già un po' più vita. Beh,
Beh, non hai così tanta vita. Ora tocca a voi, uomini. Avanti, possiamo ancora finirli. Ma perché poi sto usando queste che consumano una marea? Usiamo queste. Non tolgono un cazzo, però... Non che loro siano un grosso problema. Ah. Quante squadre avete, scusate? E finalmente t'ho preso con la testa di cazzo. Che poi mi piacerebbe far così, perché... La 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 la... Non è molto preciso, questo arco così. È la vostra fine. Non è ancora finita. Seguimi. No? Ho raccolto delle provviste più in alto. Sai che mi stavo divertendo a fare il deficiente con le frecce più deboli che ho, che non dovrei mai usare nella vita, in realtà. Ah. Beh, direi che quella... No! Non me l'ha fatta prendere! Difese solide sono le più gratificanti da sfondare. Va bene, magnifici. C'è il sacerdote con noi, quindi diamo spettacolo. Hanno un paio di armi pesanti anche loro. Io e Bavas abbiamo un conto in sospeso. Sarà molto dura. Credo che tu abbia scelto una causa persa. Non intendo morire oggi, Utid. Io sì. Ma mi stai facendo cambiare idea. Scusami, Ma avevo visto una bella arma pesante. No, Dai, 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 dai. Eccoci qui. L'ho mancato. Minchia, non è morto. Ma stai scherzando? Aveva due di vita, non me lo potevi ammazzare. Queste sono donne poi. Ok. È rimasto quello là? No, sembra che ce ne siano altri, ma io intanto rubo roba. Questo era l'ultimo dei
sembrava di avere abbastanza carne da macello, Bavas. Ora speriamo sia fatta giustizia. Verrai con me? Certo. Ah, adesso dobbiamo scalare da qui, eh. Potevamo farlo anche prima mentre c'era una sola persona. Non è che dovevamo per forza aspettare. Non sarà facile. Bahavas ha ancora la sua guardia personale. Ok. In realtà ne ha due. Che hanno armi pesanti. Sono dovuto venire di persona per porre fine alla tua sofferenza, Utid, e alla mia. Gli stranieri ci hanno condotto qui, e ora che sono morti, il loro prezzo è molto più accettabile. Ma ora basta con gli ali. È tempo delle lame. Toglieteli dalla vista del sole! C'è una bufera, di sole proprio non ce n'è. Allora, vabbè, te mori facile. Quello a sinistra pure. E va bene. C'è solo un problema di quello a destra. Andiamo. Uccidete il traditore! Uccidete la droga! Vedo un cazzo. Non cade mica giù, eh? Orca puttana! Due colpi! Mica è morto? Si è fatto un cazzo praticamente. Però si è riprovato la terza volta a venire qua. Uccidete il traditore! Uccidete la Nora! Non restate fermi! Ecco. Se ci magari ci avviciniamo a questo tipo qua. Il sole tramonta sulla tua patetica vita, Utid. Ma io ti posso attaccare semplicemente, no? È invincibile. Allora, sto pensando, ma posso usare questa contro di lui? Fateli soffrire, che l'ombra cali su di loro. È caduto a terra. Oh sole, illuminaci. Diavolo. Oh. Sei morto. Con questo combatteremo alla pari. Più o meno. Cosa ti abbia offerto lui, io la raddoppio. Anzi, di più. No. Sono stanco, Bavas. Le menzogne, la violenza, i tuoi incensi da quattro soldi. Facci un favore e muori. Ho dovuto farlo. Ho dovuto. Via i deboli, o i Kharja delle ombre saranno spacciati. Non cambia nulla. E il sole trovi qualcosa di utile fra le tue ossa essiccate. Ah, è morto. Bello spettacolo pirotecnico. Manasha? Alla buon'ora. Ero occupata. Cosa crede sia successo agli esuli di Yun, l'altra banda di mercenari? E dovevo organizzare il passaggio a Meridiana per un ricercato. Scusaci, Utid, cose da ragazze. Giornata davvero intensa. Non pensavo che Bahavas cadesse nella sua stessa trappola. La sua morte apre magnifiche possibilità. Ricordi Itamen e Nasadi, il re bambino e sua madre, sorvegliati come ostaggi a tramonto? Con Bahavas morto, nessuno li terrà d'occhio. Voglio portarli via. E tu mi darai una mano. Ah, ok.
Ora che cosa accadrà, Utid? Tranquilla. Gli hai dato una seconda vita e ne farà sicuramente buon uso. Sarà accolto a Meridiana come consigliere militare. Magari aiuterà Avad a porre fine alla ribellione dei Kharja delle Ombre senza eccessivi spargimenti di sangue. Ah. Rapire il Re Sole dei Kharja delle Ombre non è roba da poco. Non è un rapimento. Vogliono andare a Meridiana, al sicuro. Come fai a saperlo? Mi sono finta damigella di Nasadi. Ha paura. Per lei, ovviamente, ma soprattutto per Itamen. Itamen? Perché hai a cuore il loro destino? Itamen è il simbolo dei Kharja delle Ombre. Se disertasse, perderebbero la loro ultima traccia di legittimità. Oltre a questo, è solo un bambino che si aggrappa alla mamma. Una volta mi ha fatto un piccolo cervavito di fiammiferi. Non era chissà che, però nessuno aveva mai fatto qualcosa per me. Ok. Come si fa a portare via Nasadi e Itamen da Tramonto? Con Bavas morto, Tramonto sarà la parte più facile. Ci penserò io. Il problema sarà attraversare il confine del dominio. Trova il mio amico Wadiv Tredita vicino alla costa marchiata. Ho ingaggiato i suoi per liberare la strada. E le altre due dita? Dovrei soltanto aspettarmi. Se questo Wadiv ha già ripulito l'area, a che ti servo? Imprevisti, piccola cacciatrice. Qualcosa andrà storto e ho bisogno di qualcuno su cui poter contare. Tu? Non ti deluderò. Un sorriso falso. Ok. La Nora dice che mi aiuterai. Ci dirigiamo verso Meridiana? Solo se vorrai, tesoro. Ho forse altra scelta? Direi di no, volevo essere gentile. Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!